È qui con noi e ci ha chiesto di portarci un saluto, ne siamo molto contenti, il sindaco di Salerno Enzo De Luca. Vince e governa chi è in grado di risolvere il problema ambientale. È ridicolo nel 2014 ancora la terra dei fuochi. Vince e governa chi è in grado di dire che scompariranno le ecoballe da Giugliano. Questa è la regione nella quale abbiamo pronto soccorsi, che sono campi di battaglia, con malati buttati nelle corsie. Vince e governa chi è in grado di essere un uomo libero, senza padroni e senza padrini. E lo dico anche rispetto a un partito nel quale a volte ci sono più correnti, sottocorrenti, gruppi e sottogruppi che voti alle elezioni. Vince chi è in grado di creare un movimento di entusiasmo collettivo e chi ha il coraggio di non chiedere i voti alla camorra per non pagare dopo le cambiali post-elettorali. Ecco, questa è la sfida che è davanti a noi. Abbiamo veramente nelle nostre mani, e soltanto nelle nostre mani, la possibilità e il dovere di creare per Napoli e per la Campania un nuovo inizio. È tutto nelle nostre mani. Grazie, grazie Enzo. Noi sull'elenco delle questioni, dei problemi, siamo tutti molto d'accordo. Ma le va bene, aspetta. No, per non farcene andare. Devo dire di fronte a questi malviventi che io ho apprezzato moltissimo il dibattito. Moltissimo. Perché sono stati gli stimoli. Cioè, si facevano poco prima, devo tornare. Sindaco, come mai hai deciso di partecipare? Sindaco, un commento velocissimo. È un discorso quasi da campagna elettorale. Niente.